Dominique, vieni con me. Dobbiamo fare un gioco. Oh mio Dio, un gioco? Sì, Dominique, concentrati e guarda attentamente. Che cosa vedi? Penso un sacco di patate. Ma no, Dominique, concentrati per bene. Cosa vedi? Giusto. Sembra un uovo fritto con la faccia sopra un sacco di patate. No, Dominique, guarda questo. Non vedi cosa c'è attorno, dai. Ah, hai raggi. È un sole che sorride sopra un sacco di patate. No, non c'entra niente il sacco di patate. Quello non è un sole. Sono peli. Un uovo peloso che sorride sopra un sacco di patate? Dominique, no sacco di patate. No sacco. No, non è un sacco di patate. No. Eppure ci somiglia. Comunque, allora... No, Dominique, dai però, sono serio. Che cosa vedi? È evidente, guardalo. Eric, anch'io sono seria. Sì, sono seria. Sembra un barbapapà o un sacco di patate. Dominique, ma davvero non lo capisci? Sei proprio scarsa a giocare a questo gioco. Scarsa io? Scusami, dimmi che cos'è. Che cos'è che sarebbe? Fammi capire. Ma è evidente. È un eschimese, guarda, non lo vedi? Che? Un eschimese? In che senso? In base a cosa quello sarebbe un eschimese? Dominique, guarda, la faccia che sorride è un eschimese. Tutti gli eschimesi sorridono sempre. Inoltre, gli eschimesi hanno sempre un cappuccio tutto peloso. Sei stato anche tu insieme agli eschimesi? Sì, appunto, loro stanno nei posti dove c'è molto freddo e hanno quei giubbottoni grandissimi. Quindi, cappuccio gigante peloso e giubbotto gigante. E tu pensi davvero che questo somiglia a un eschimese? È uguale. Eric, mi dispiace dirtelo ogni volta, ma sei pessimo a disegnare. Non sei capace, dedicati a qualcos'altro, ma non a disegnare, davvero, non si capisce. Dominique, ma che stai dicendo? Io sono bravissimo. Certo, non sarò Van Gogh, ma di sicuro si capisce quello che disegno. Anzi, riproviamo, vuoi che disegni anche uno spagnolo? Che... No, 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 va bene così, Eric, no, a posto, va bene, ti credo. Ok. Sono bravo. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. Io sono Dominique. E chi siamo? Che esagerato. Aiuto, da dove è uscito quella cosa? Ah, dici questo? Quello che tu avevi comprato per usarlo contro di me? Ops, non spara più. Mannaggia. Comunque, Dominique, devi smettere di criticare le mie doti artistiche. Sembra lì a dire che disegno male, quando in realtà disegno benissimo. Sì, sì, scusa Eric, hai ragione, non lo faccio più. No, 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 tranquilla Dominique, perché oggi è il giorno in cui ti dimostrerò quanto so disegnare bene. E ho avuto un'idea. Mia cara Dominique, mi sembra di capire che tutto quello che disegno io non si capisce, perché è brutto. Beh, la maggior parte. Bene, io oggi disegnerò varie cose durante il giorno. E se riuscirò a disegnarle bene, o almeno si capiranno, tu Dominique dovrai comprarmele. In che senso? Oggi tu dovrai comprarmi tutto quello che io disegnerò per 24 ore. E vedremo se mi criticherai ancora. Va bene, va bene. Che sarà mai? Lo sapete che non è capace a disegnare bene? Non potrà certo disegnare cose straordinarie. Disegnerà quattro sciocchezze. Bene ragazzi, oggi noi ci divertiremo un sacco, state a guardare. Ma prima, voi siete tutti gli insiemini? Perché se non lo siete, dovete esserlo iscrivendovi a questo canale, attivando la campanellina e lasciando like a questo video. E ora andiamo, che Dominique deve comprarmi tante cose. Eccomi qua, penso che questi fogli dovrebbero bastare. O forse... Ma no, 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 ehi, aspetta un attimo. Così però è un po' troppo semplice, non pensi? Anche un bambino di 2 anni potrebbe disegnare qualcosa facendola capire. Diciamo che dovrai disegnare quello che ti pare, ma... In 2 minuti, sì, 2 minuti. 2 minuti sono più che sufficienti. Avviato! No, no! Dai, Eric, forza, vediamo un po' la tua bravura. Cosa vuoi comprato? Voglio comprato... Aspetta, ci sono, ci sono. Eric, sono già passati 30 secondi. Oh mio Dio! Cos'è quel rettangolo? Cos'è? Cosa starà disegnando? Ah, ho capito, la Nutella! No, no, come no? Non è la Nutella. Che stai facendo? Oh mio Dio, ragazzi. Non è la Nutella, cos'è? Sono sottaceti? No! Ma che brutte stelle. Brigati, è passato 1:23. Cosa sta disegnando? Beh, un barattolo non dovrebbe costare tanto. Eric, 1:34! Che? Crema? Pan di stelle. Ecco,
Ma ci somiglia secondo voi? Cioè, dite che è così? Ma è uguale, sembra una foto. Questo è un reale barattolo di crema pan di stelle. Questo è il tuo disegno. Ma è uguale, guarda le tre stelle, crema pan di stelle. Certo, la scritta andava dentro. Ma che c'entra? Va bene, ci sto. Te la diamo per buona. Comunque si capisce che è una crema pan di stelle. Anche se è stato facile, perché c'è scritto, dai, crema pan di stelle. È troppo facile così. Volevo vedere se non c'era scritto, se si capiva. Non si capiva. Bene, Erika, allora me la compri oppure no? Va bene, te la compro. Andiamo, Eric, andiamo. Ragazzi, noi siamo al supermercato e stiamo cercando questa crema pan di stelle, ma non la troviamo. Eric, proprio quella dovevi disegnare. Possiamo comprare anche questa? No, non l'hai disegnata, cosa? Trovata, l'ho trovata. Finalmente. Ma andiamo, va bene, voglio provarla anch'io. Scusami un attimo, è quella? Le pago io, però prendiamole, basta. Ok, dai. A casa finalmente. Perfetto, adesso vado a disegnare. Di già, ma... Stavolta non mi prenderà alla sprovvista. So già cosa voglio. Ci ho pensato fuori ed è una cosa bellissima, stai a guardare. Aspetta, il timer. Parto. Ok, timer attivato. Cosa disegni adesso? Che cos'è? Un pane? Un'altra cosa da mangiare? No. Conoscendoti potresti anche farmi comprare per tutto il giorno cose da mangiare. Un missile? Oh mio Dio, cos'è, Eric? Fammi girare perché è un po' complicata questa cosa. Cos'è? Faccio questa cosa. Eric, ma davvero non capisco. Ah, una canoa! Una canoa! No. Non è una canoa? Un giubbottino di salvataggio! No. Qua c'è somiglia, guardate. Salvataggio. È una tavola da surf? No, questo è, guarda, si capisce da questo. Nelica? No, Kelica! Eric non si capisce, e intanto il tempo scorre, eh? Voi riuscite a capirlo? Beh, se voi lo capite prima di me, fatemelo sapere, scrivetelo. Cos'è questa cosa? Eric, ma davvero, non si capisce. Voglio questo! Eric, cos'è? Davvero non lo capisci? Io questo voglio, guarda. Non posso dirtelo io, devi capirlo tu, guarda. Aspetta, allora, fammi vedere. Delle saette? No, sono delle cuciture. Cuciture, quindi è una cosa di stoffa. Di stoffa. E qui c'è uno spazio. Di plastica. Di plastica. Questa è gomma dura. Gomma dura. E un'elica. No, è un nodo. Un nodo? Eric. Sì, è quello che pensi, Dominique. Ho capito cos'è. Ma sei pazzo? Ma costa tantissimo. No, non così tanto. Dai, è un prezzo accettabile e le trovi facilmente in tanti negozi nei centri commerciali. Eric, perché hai comprato un motoscafo? Perché? Moto che? Motoscafo, non è un motoscafo? No, non lo trovi nei centri commerciali un motoscafo. Davvero questo qui non è un motoscafo? Cioè, ne sei sicuro, vero? Dominique, è una scarpa! Questa è una scarpa! È uguale. Ma cosa dici, Eric? Non l'avrebbe capito nessuno che è una scarpa. Dominique, è uguale, guarda. Mi dispiace, ma non ti comprerò questa scarpa, perché non è una scarpa e quindi non te la compro. Ma si capisce, sei tu che non lo capisci, guarda. Later. Ok, in effetti non è che sono proprio bravissimo. E continuando così non riuscirò a disegnare nulla bene. E non mi comprerà niente. Quindi dobbiamo puntare più in basso. Proviamo a disegnare qualcosa di più semplice. Non rischiamo. Ci sono! Dominique! Dove sei? Devo disegnare! Ho l'ispirazione! Oh mio Dio! Vediamo, dai! Ok, timer avviato! Inizio! Vediamo un po' cosa disegna stavolta. Speriamo che si capisca più di quello. Ah, Dominique, stavolta sarò bravissimo! Cappello? No! Dominique, dammi il tempo, fammi ultimare il disegno! Va bene, giro per guardarti meglio. Cos'è questa roba? Un cilindro? Aspetta! Sono tre tipi di cappelli diversi! Aspetta, non mi disturbare, Dominique! Secondo me sono tre cappelli diversi. Non sono cappelli! Delle patatine! Brava! Ma dai, non vale scrivere, è troppo facile così! Cos'è questa cosa, Eric? Le vuoi del McDonald's? Ok, questo non è pane, facciamo che un altro hamburger. Oh mio Dio, pure doppio. Certo che con le cose da mangiare non se la cava malissimo però, eh? È perché ci penso tutto il giorno. E so bene che forma hanno. Ah, ok. Però questa la voglio da mezzo litro. Pure! Quella grande. Ta-da! Ecco il mio disegno, Dominique. Ti capisce questa volta, no? Per capirlo si capisce, però dai, sei agevolato. Ti metti il logo che è facilissimo. Mi scrivi pure che è una Coca-Cola. Dai, però, non vale così, è troppo facile. Lo saprebbe fare per un bambino di 2 anni. Dominique, cos'è questo?
Questo qui più che un hamburger sembra un cappello peloso sopra una testa quadrata. Ma che stai dicendo, Dominique? Non lo so, la testa quadrata magari no, ma il cappello peloso sicuro. Dominique, me lo compri o no? Eric, sarò sincera con te. Io adesso ti comprerò questo hamburger, questa bibita e queste patatine. Ma non lo farò perché hai disegnato bene. Lo farò perché mi fai tenerezza. No, Dominique, hai disegnato benissimo. Tu me lo devi comprare perché me lo merito. Dominique, andiamo, ho fame. Andiamo. Me lo merito. Andiamo, vai. Ok, dai che ho fame anch'io, andiamo a mangiare. Siamo in fila, stiamo aspettando. Voglio il bacon. Attendiamo. Era, allora, un gran crispy McBacon, le ricche con cheese e bacon. E poi una bibita grande, Coca-Cola. Bene, ecco qui tutto. Contento? Molto! Grazie, Dominique, sei stata gentilissima. Sì, prego, Eric, prego. Dominique è in bagno adesso. E ragazzi, diciamocela tutta, non sono così bravo a disegnare. È solo che se lo ammettessi davanti a lei, significherebbe arrendermi. E io non voglio dargliela vinta. Io ci ho pensato. E che male ci sarebbe se magari imparassi un pochettino. Giusto un poco, poco. Un piccolo aiutino. E voi ovviamente, vedrete, sarà lei ad arrendersi in questa sfida. Guardate un po'. Mi serve per prima cosa cercare un disegno su internet. E adesso mandiamo l'istampa. Ecco qui ragazzi, non è bellissima, è una bellissima auto sportiva. Questa sì che è una bella cosa da farsi comprare, non credete? Lo so, si capisce che è una stampa, ma adesso io ho i miei metodi. Tranquilli, ho pensato a tutto. Mettiamo questo qui, sopra mettiamo un foglio bello pulito bianco. Riuscite a vedere che si vede la sagoma perfetta della nostra automobile? Adesso mi basterà ricalcarla e farò un disegno perfetto come non ne ho mai fatto in vita mia. Però prima avvisiamo Dominique. Dominique, mentre tu sei sotto la doccia, io posso cominciare a disegnare qualcosa? Facciamo che devo finire prima che esci dalla doccia. Ok, 2 minuti, arrivo. Ok. Perfetto, sbrighiamoci, devo far sparire la stampa prima che arrivi. Così sì che è molto più facile disegnare. Se solo Dominique lo scoprisse. Ecco qua. Perfetto ragazzi. Guardate quanto è bello. Sì, questo è un piccolo dettaglio però. Non so su. Sì! Vediamo! Ah, ecco qua, ecco qua. Ah, per fortuna ci sono riuscito! Non sai quanto è stato difficile, mi fa male la testa, tutto a memoria! Ma l'impegno paga, paga sempre! E oggi paghi pure tu però! Beh, posso vedere? Ah sì sì sì, certo! Guarda il mio capolavoro, il disegno migliore riuscito di sempre! Sei pronta, Dominique? Uno, dai, due, tre! Cosa? No, non può essere. No, non l'hai disegnato tu. Certo che l'ho disegnato io. Tu vedi qualcun altro qui? Scusami, che cosa significa? Dominique, sono stato io! Ma non è possibile, ma non sei capace di disegnare questa cosa. Tu adesso me la devi comprare. Ma sei impazzito! Ma sei completamente pazzo! Non è possibile, ragazzi, com'è possibile che sia diventato così bravo in 2 minuti? Come hai fatto a disegnare questa macchina? Cioè, tu hai una dote innata nel disegnare macchine? Solo macchine basta e io non lo sapevo? Ma poi, scusami un attimo, ma sei completamente impazzito! Ma io non mi faccio a comprarti una macchina! Ma questa non è una challenge! Questa è una pazzia! Dominique, per prima cosa, io sono sempre stato bravo a disegnare macchine. Seconda cosa, devi farlo. Tu l'hai detto che mi avresti comprato tutto quanto. Non è che hai posto dei limiti. Ma un po' di buon senso, la macchina no! Dominique, puoi sempre arrenderti e non comprarmela. Io dovrei arrendermi, ma è assurdo, è illogico. Ma poi questa macchina, chi me lo dice che l'hai disegnata tu? Chi me lo dice? Dominique, ancora, i fantasmi mica disegnano le macchine. Stitch non è stato. Dory non è stata. Sono stato io. Oh mio Dio, ragazzi, sono terribilmente scioccata. E adesso? Dominique, se vuoi, ti puoi arrendere. Io lo capisco. E puoi evitare di comprarmi la macchina. Io non mi arrendo, non mi arrendo. Vuoi questa? Bene, usciamo. Andiamo da qualche parte, andiamo, no, andiamo. Dominique, vedi che costa veramente tanto. Io direi arrenditi che è meglio. Tipo, quanto costa? Beh, penso 200-300 mila. Che? Ma è pazzo!
Oh mio Dio ragazzi, Dominique se n'è andata e mi ha detto di aspettare qui. Ha detto che sarebbe andata a comprarmi l'auto e si è portata anche il disegno. Ma è completamente impazzita. Non può comprarmi l'auto, non può spendere tutti questi soldi, è impossibile. E poi, se sapesse che ho barato. Io scherzavo, volevo farla arrendere, niente di più. E adesso che cosa faccio? Però c'è da dire anche che i regali sono regali. Se mai non l'accettassi, si potrebbe anche offendere e io non voglio questo. Bene ragazzi, fortunatamente ho avuto un'idea, un lampo di genio. Vuole una macchina? Un'auto sportiva? Bene, gliela compriamo. Ma non spenderemo certo quella cifra. Spenderemo davvero molto poco, state a guardare che cosa mi è venuto in mente. Andiamo. Guardate un po' dove sono. Reparto giocattoli. Vediamo un po'. Ecco, è proprio questo quello che mi serviva. Eccola, è lei. Voleva una macchina sportiva super lussuosa, mi aveva disegnato una Lamborghini? Eccola, è perfetta, è proprio lei, è uguale, identica. 2,50 euro, perfetto. Andiamo a pagare di corsa e torniamo a casa. Credeva di fregarmi, e invece ci siamo. Dominique, che ci fai già qua? Che hai fatto? Ti sei arresa e hai lasciato perdere. Ho vinto la challenge, vero? No, no, no. Che vinto? Non mi sono arresa. Anzi, ho fatto il mio dovere. Che significa? Hai preso la macchina? Ma cosa stai dicendo? Esattamente, Eric. Ti ho comprato la macchina ed è proprio uguale a quella che hai disegnato tu. Non ci credo. Veramente? Sì, Eric. Proprio uguale uguale. E dov'è? Deve arrivare? No! Anzi, è già qui. Aspetta che apro la borsa. Cosa? Hai le chiavi? Hai le chiavi nella borsa? Stai prendendo le chiavi? Oh mio Dio, che emozione. Sono stata bravissima, lo so. È davvero uguale. Dammi le chiavi! Eric... Dai! Ecco a te. Le chiavi qua dentro? No. Sì. No. No cosa? Sì! Non può essere. Sì, è uguale, guarda, è precisa, guarda. Guarda che bellina, è proprio uguale. È pure targata Lamborghini. E poi guarda, proprio se la metti accanto al disegno sono identiche. Certo non l'hai colorata di giallo, ma sono sicuro che ti piacerà giallo. Dominique, mi hai illuso. No. Dominique, ma questa non è un'auto. Io avevo disegnato una... Ehi, Rick, ma lo sai quanto mi è costata? Quanto? 2,50. Casa! Io ti ho chiesto un'auto di 200.000 euro e l'avevo fatto per farti arrendere. E tu mi compri 2,50 di macchinina. Infatti, sono proprio un genio. No, Dominique, non vale, così sei cattiva, non c'entra nulla. Doveva esserci l'auto qui. O al massimo dovevi arrenderti. Scusa. No! Ma tu per caso avevi scritto le misure nel disegno? No. Ecco. Perché si doveva fare? Per una prossima volta meglio precisare. Io ho rispettato le regole. Mi hai fregato però, mi hai fregato. Wow, pure è carina. Ti piace? Sì che mi piace, è bella, però dovevo vincerla io questa challenge. Wow. Dai, ti ho fatto comunque un bel regalo, forza. Ok ragazzi, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video e fateci sapere che ne pensate delle capacità artistiche di Eric. Beh, in tutto questo almeno qualcosa me l'hai comprato. Sapevo che non mi avresti comprato quella vera. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguiteci anche su Instagram. Ci trovate come insieme.official. Io ci salutiamo Clelia, Noemi, Angelo, Desi ed Eleonora. Ciao ragazzi, tutto il nome a tutti quanti voi. Ciao belli, siropo, belli.